Sì, ok. Benvenuta a questa importante iniziativa promossa da Unioncamere Calabria e dalle Camere di Commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, che si colloca nell'ambito del progetto La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, rientrante nel finanziamento del fondo di perequazione di Unioncamere Nazionale. A tutti voi porgo il mio personale saluto in qualità di responsabile dei servizi di Unioncamere Calabria. Ma innanzitutto vi porto i saluti dai vertici istituzionali del nostro ente, del presidente Claudio Algeri e del segretario generale Erminia Giorno. Come noto, la legge riconosce alle Camere di Commercio la competenza nei servizi di informazione economica a supporto dello sviluppo del territorio. E proprio all'interno di questa logica, il sistema camerale italiano, in collaborazione con ISDART, ha realizzato le piattaforme SIMO e turismobigdata.it. Il progetto si pone la finalità di attivare l'osservatorio economico sul turismo delle Camere di Commercio di livello regionale. In particolare si prefigge di fornire uno strumento utile al monitoraggio dello stato del sistema dell'ospitalità locale, del posizionamento di mercato delle destinazioni turistiche e dei prodotti del territorio, al fine di favorire lo sviluppo in chiave turistica del territorio in un costante e dinamico monitoraggio del settore. Un osservatorio che vada a implementare l'osservatorio turistico regionale laddove esistente o che ponga le basi per la realizzazione dello stesso se non ancora attivo. Dunque, l'obiettivo è quello di fornire il supporto necessario a orientare le strategie promozionali e di mercato per il turismo e le sue diverse declinazioni, sia in termini di pianificazione che nel monitoraggio dei risultati e la verifica tecnica delle azioni intraprese. Il progetto prevede azioni volte alla promozione e alla valorizzazione integrata dei territori, individuando gli elementi distintivi, i prodotti e le destinazioni turistiche, sostenendo la qualificazione e i percorsi di crescita delle imprese. Allo stato attuale, in considerazione della situazione critica in cui versa il nostro paese a causa dell'epidemia da Covid-19, ISNERT si è trovata a ripensare le modalità di erogazione e gestione dei momenti di incontro con le imprese del territorio. Gli incontri, rimodulati, saranno utili certamente a mostrare alle imprese che la Camera di Commercio sono al loro fianco, soprattutto nel momento del bisogno, per supportarle nell'aspettare con responsabilità che passi la fase critica, facendo un uso proattivo di questo tempo sospeso a cui sono costrette, per elaborare strategie e dotarsi di piani e strumenti per la ripresa. Far ripartire il turismo da protagonista è dunque un ciclo di seminari pensati per accompagnare le imprese turistiche attraverso strumenti concreti utili a poter affrontare con maggiore consapevolezza e con soluzioni utilizzabili alcuni aspetti della crisi che sta subendo il comparto. Non rubo altro tempo, passo la parola al moderatore dell'incontro, il dottor Sergio Cagolo. Dovrei essere a posto con l'audio? Sì. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Volevo partire con i dovuti ringraziamenti per il dottor Panzarella per questa introduzione e per le Camere di Commercio, Unioncamere Calabria, che ha organizzato questo momento assieme alle Camere di Commercio di Catanzaro, Cosenza, e Reggio Calabria e Vibo Valentia. Ha detto bene, dottor Panzarella, è un momento complesso, un momento difficile, un momento di criticità e grande incertezza, e quindi è sempre molto importante trovare le modalità per offrire servizi, per permettere alle persone che in questo momento si trovano spaesate da una situazione assolutamente imprevedibile fino a pochi mesi fa, di trovare delle soluzioni. Oggi il mio compito è quello di moderare questo incontro. Mi presento, sono Sergio Cagol, sono un consulente, un formatore nel mondo del turismo, mi occupo di strategie digitali per territori, destinazioni, lavoro con gli operatori. Oggi, più che portarvi il mio punto di vista sulla situazione attuale, accompagnerò la presentazione di Massimo Ferruzzi che vi presento fra un attimo. Lasciatemi solo dare due regole molto semplici su come funziona questo incontro. È probabile che molti di voi si siano trovati volontariamente o quasi costretti a utilizzare strumenti come questi. Insomma, è evidente che un incontro di questo tipo in altri tempi l'avremmo fatto con modalità diverse. Saremmo stati in una sala a condividere le tematiche, invece no, siamo ognuno a casa propria, una propria azienda e usiamo la tecnologia come strumento. Allora, se la piattaforma Zoom l'avete già usata bene, altrimenti vi spiego brevissimamente
con le modalità di interazione, nel senso che è comunque previsto dopo la parte di presentazione un momento di confronto e di ascolto nei vostri confronti, dove potrete porre dei quesiti, delle richieste di approfondimento. Chiaramente siamo in tanti, quindi non si potrà fare a voce, però vi chiediamo tramite lo strumento di chat che è integrato dentro Zoom di porre anche durante la presentazione o anche alla fine le vostre domande, le vostre richieste, eccetera. Ho visto che già molti hanno salutato, hanno fatto sapere la loro presenza, quindi assumo che molti di voi siano, siamo già facilmente pronti a usare questi strumenti, ma in ogni caso sappiate che è una cosa estremamente semplice e che vi invitiamo a farlo, perché credo che al di là del fatto che la presentazione che seguiremo a brevissimo è estremamente interessante, lo diventerà ancora di più nel momento in cui voi potrete portarci la vostra interpretazione, il vostro punto di vista, piuttosto che la vostra domanda o richiesta di approfondimento. E allora di cosa parliamo oggi? Oggi parleremo oggi sarà il primo di questo ciclo di seminari e si parla ovviamente di gestire questa crisi per tornare a fare business, nel senso che la stagione è ormai alle porte, anzi molti di voi hanno già cominciato a riaprire, per fortuna si vedono i primi timidi segnali di ripartenza, ovviamente non sarà come sarebbe stato senza, ma proprio per questo è opportuno cercare di capire come farlo. E allora, per capirlo meglio, ci avverremo oggi dell'esperienza e della grande professionalità del dottor Massimo Ferruzzi, amministratore unico di JFC, Tourism Advisor. Lui si occupa di marketing, di programmazione e pianificazione territoriale, è un project and destination manager, lavora con tanti anni con aziende pubbliche e private nello sviluppo del turismo. Quindi diciamo che siamo in buone mani. E lascio quindi a dottor Ferruzzi, a Massimo, perché ci conosciamo da tanti anni, la guida di questo pomeriggio e invito tutti ad ascoltare con grande attenzione perché ci sono tantissimi elementi di grande interesse. Massimo? Prego. Grazie Sergio. Allora, un saluto anche da parte mia a tutti i partecipanti, alla Camera di Commercio, Non Camere Calabria. Cominciamo subito con la mia presentazione. Allora, sarebbero moltissime le cose da dire, però dovrei riuscire a rimanere dentro un tempo logico, diciamo, di condivisione. Avrete il tempo alla fine per chiedere eventuali chiarimenti. Cominciamo con il documento. Cominciamo con una valutazione sullo stato attuale nel quale ci troviamo. Allora, alcune cose che già sappiamo, ovviamente, perché tutte le vediamo. Innanzitutto, siamo tutti nella stessa situazione. Il quadro è uguale per tutti, il coinvolgimento planetario, tutte le nazioni sono nella stessa situazione, sia dal punto di vista economico, come pure dal punto di vista turistico. Il turismo è stato il primo settore ad essere colpito, purtroppo sarà anche l'ultimo ad uscirne. Perché? Molto semplicemente perché è la mobilità che condiziona il turismo, quindi avendo bloccato tutto il sistema della mobilità, pensiamo semplicemente ai voli aerei, di conseguenza tutto il sistema è stato ovviamente bloccato. La ripartenza, come già sappiamo, come vediamo, è lenta. La ripartenza è lenta, ma non soltanto per il sistema di mobilità, che comunque riprende in maniera cadenzata, ma anche per tutta una serie di altri fattori che adesso poi vediamo. Si affermano in questo contesto due fenomeni principali. Il primo è quello dello staycation, quindi del desiderio, della volontà di stare comunque in luoghi vicini. Chi si muoverà quest'estate per soggiorni che siano brevi short break o vacanze più lunghe, lo farà prevalentemente in luoghi vicini, che conosce, quindi garantiscono quel senso di sicurezza e di tranquillità. E poi l'incremento comunque delle vacation, quindi degli escursionisti, dei consumatori, dei user, di coloro che si muovono in giornata e ritornano a casa in giornata, che vivono la loro vacanza come un riflesso, nel senso per loro fare giornate consecutive o più giornate di escursione diventa una forma di surroga alla vacanza vera e propria. Pensate che gli ultimi dati di fine maggio di Enit parlano di un 2020 con una riduzione del 41% dei visitatori
totali, quindi delle presenze, vale dire 47 milioni di arrivi in meno e 154 milioni di presenze in meno per il mercato nazionale. Quindi parliamo comunque di una situazione sicuramente difficile, sulla quale anche il recupero comunque è complesso. C'è un dato positivo che viene rilevato continuamente, che è quello di un possibile effetto rimbalzo nell'ultimo trimestre del 2020. Se, come tutti ci auguriamo, non succederanno altre situazioni negative legate al coronavirus, vi è la possibilità di intravedere un ultimo trimestre dell'anno positivo con una forza, un potenziale recupero di dati di presenze. A livello nazionale, quindi, il turismo è oggi è questo. Vediamo che tutte le destinazioni e gli operatori puntano quindi al mercato di prossimità, logico ovviamente, quindi un mercato locale e addirittura iperlocale. Perché? Per la conquista innanzitutto dei flussi escursionistici, ma anche perché chi si muove con le condizioni che dicevo prima, quindi vicino, il sistema di sicurezza, possibilità di rientrare a casa in caso di non serenità mentale, eccetera, eccetera. Molte destinazioni stanno investendo extra budget per sostenere il settore, quindi oltre al budget basico che hanno, stanno investendo anche extra budget, anche nel caso in cui, come già sappiamo, gli incassi dell'imposta di soggiorno saranno comunque molto ridotti, si parla di 182 milioni di euro dell'incasso nazionale dell'imposta di soggiorno nel 2020 contro i 620 dello scorso anno. Quindi anche le amministrazioni pubbliche comunque si trovano in una situazione di forte difficoltà, ma sul turismo stanno tutte programmando, o perlomeno molte stanno programmando, quote di extra budget. Altro settore in difficoltà ovviamente è il MAIS, quindi tutto ciò che congressi, eventi, incentive, partirà con forza lentezza, fermi anche gli eventi che saranno pochi e per poche persone. Di conseguenza anche la marginalità sugli eventi, sui pochi eventi che si potranno fare, sarà comunque molto ridotta. Un altro dato sempre indicato dall'Enit è questo. Parliamo di un livello di prenotazioni al 4 maggio, prenotazione di volo aereo nel periodo giugno-agosto, quindi 2020, che se raffrontato lo stesso periodo dello scorso anno segnava un mese fa una riduzione del 68,5%. Chiaro, ovvio che la mancanza di collegamenti incide fortemente su questo elemento, ma come vedremo dopo anche sistemi di collegamento collettivo comunque segnano segnali di difficoltà. In sostanza, questo è il sistema, è un inquadramento generale che porta ad un nuovo paradigma della società e del collegamento tra società e turismo. Innanzitutto, tutte le persone sono in una fase di stanchezza e di sofferenza. Stanchezza legata al fatto che abbiamo tutti passato diversi mesi in casa e quindi soffriamo comunque di una situazione che non siamo abituati a vivere. Cerchiamo serenità mentale perché siamo alla ricerca comunque di una situazione di benessere anche mentale e siamo alla ricerca di luoghi sicuri e tranquilli. D'altra parte abbiamo consumato già molte ferie. Nella prima fase di lockdown molte aziende non hanno concesso, ovviamente non era ancora possibile, per la cassa integrazione in deroga bisognava ancora attendere un po', e di conseguenza tanti dipendenti hanno consumato le proprie ferie. Quindi anche nella fase in cui potranno consumarle, nel periodo di luglio-agosto, casomai avranno ritrosia a farlo perché le avranno o consumate tutte o in maniera parziale. Difficoltà economiche, perché comunque ci sono state delle persone che non hanno, pensate alle partite IVA, tante aziende che comunque sono rimaste chiuse in questo periodo, quindi non hanno avuto incassi. Tutto ciò porta ad un blocco delle spese extra, ma anche un rallentamento di quelle standard. E poi l'elemento dell'effetto cocooning. Un effetto cocooning, quindi il fatto di vivere in un proprio nido protettivo, che in questi 2 mesi è stata la casa, viene riprodotto anche in vacanza. Quindi la ricerca di luoghi comunque che diano la sicurezza, la sicurezza anche nei confronti del periodo che si sta vivendo. Ricordiamoci sempre che i tempi anche della ripresa non li detta nessuno, non li dettiamo noi. Anche il fatto di poter riavviare i voli
non di per sé non detta il riavvio automatico dei flussi turistici. Perché? Perché hai il sentiment delle persone che guida i loro comportamenti. Quindi nel momento in cui le persone si sentiranno tranquille e rilassate mentalmente, allora si potrà pensare ad una vera fase di ripartenza. Quali sono gli elementi condizionanti oggi? Sapendo che il turismo, e questo è un elemento ovviamente condizionante, il primo, è fatto da relazioni tra le persone. Quindi io vado in un luogo, mi relaziono con le persone di quel luogo, pensiamo soltanto al fatto che vado in un ufficio informazione, parlo con le persone, vado in un albergo, in uno stabilimento balneare, insomma il turismo è fatto e vive di relazione tra le persone. Innanzitutto ipocondria, agorofobia. C'è comunque una sorta di ritrosia a vivere in luoghi affollati e anche un continuo timore di poter contattare qualcheduno che sia ancora affetto da Covid-19. C'è, come dicevamo prima, una riduzione dei sistemi di mobilità collettiva, aereo, treno, pullman. Su questo vi dico una cosa, vi do un dato che stiamo rilevando come società in questi giorni, a seguito di una ricerca che stiamo effettuando a livello nazionale. È un dato questo di stamattina, il 55,4% degli italiani che abbiamo intervistato dichiarano di essere disponibili a prendere un mezzo collettivo, però c'è un 44,6% ancora che afferma di non volerlo prendere. Attenzione, perché su questo elemento poi vediamo anche dopo come ci si deve comportare nell'attività promo commerciale. Vi è comunque un alto desiderio di fuga, di evasione dal quotidiano. Che cos'è il quotidiano per gli italiani oggi, ma anche per gli stranieri? Il quotidiano è quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, quindi la chiusura in casa, il fatto di non poter incontrare persone, di perdere quel senso di socialità che è tipico comunque nostro. Vi è una richiesta di informazioni in crescita, lo vivrete tutti voi nelle vostre aziende, nell'ultima settimana in particolare. La richiesta di informazione è in evoluzione, in continua crescita, però questo non incide con un paritetico livello di conversione, quindi abbiamo un basso tasso di conversione dalle informazioni alle prenotazioni. E poi gli italiani pensano comunque a questo. L'attesa diventa una prenotazione alla second. Perché? Perché il concetto è: comunque trovo posto, comunque ho la possibilità di andare in vacanza decidendo all'ultimo minuto, e il concetto e l'elemento della prenotazione last minute, che diventa last second anche quest'anno, è quella garantita dalla possibilità, comunque dalla convinzione, di poter trovare posto sino all'ultimo minuto. Cosa si cerca oggi in un soggiorno vacanza? Soprattutto open air, natura, landscape, tutto ciò che è vita all'aria aperta, quindi spazi individuali anche dedicati a se stessi, non voglio aggregazione ma voglio uno spazio dedicato a me, cerco un servizio personalizzato, un servizio fatto su misura per me e cerco soprattutto anche sicurezza e assistenza. Quando parlo di sicurezza non parlo solo di sicurezza sanitaria, parlo di un luogo sicuro e di un'assistenza comunque garantita. Non voglio folla, non voglio aggregazione, non voglio massificazione, non voglio approssimazione e genericità, nel senso non mi basta una risposta generica se faccio una richiesta relativa anche al sistema di sicurezza e di assistenza sul territorio o nella struttura ricettiva o nella società di servizi, non voglio approssimazione, voglio comunque chiarezza anche negli altri. Non voglio servizi standard, uguali per tutti, perché come dicevo prima ognuno cerca un proprio servizio personalizzato e non vogliono gli italiani trovare messaggi non chiari sulla sicurezza sanitaria, questo assolutamente no. Quindi bisogna concentrarsi sulla clientela che si muove in auto, come dicevamo prima, i sistemi per quest'estate, per i prossimi mesi, da oggi, da domani, l'attività deve essere concentrata sulla clientela che si muove in auto, semplicemente perché la riduzione dei sistemi di mobilità collettivi obbliga le persone, spinge le persone ad utilizzare di più ovviamente l'auto, e anche perché è un sistema comunque di collegamento sicuro, le persone sono nel nucleo familiare, sono con amici, non si trovano in maniera aggregata a condividere uno spazio con altre persone che non conoscono. Occorre fare riferimento alla clientela individuale,
per lo stesso motivo che dicevamo prima, i gruppi, pensate soltanto alla questione dei gruppi e dei gruppi che in questo momento sono comunque tutti fermi, quindi la clientela che si muove è comunque clientela individuale e bisogna a questa clientela garantire attenzioni personali e dedicate ad ogni singola persona e avere come focus soprattutto la clientela fidelizzata. Perché? Perché costituisce la base più sicura sulla quale lavorare e perché con questa clientela c'è già un feeling costruito negli anni e di conseguenza dialogare anche con questa clientela rimane comunque più semplice. Qual è l'approccio al mercato che dobbiamo avere? Il primo deve essere di un contatto delicato di avvicinamento. Il primo contatto deve essere un contatto di saluto. Dobbiamo far ricordare a questi clienti che noi ci siamo e aspettiamo proprio lui o lei. Insomma, non dobbiamo nella prima fase passare subito alla fase commerciale. Il primo approccio deve essere di avvicinamento. Poi dobbiamo presentare i nuovi servizi. Abbiamo nuovi servizi, li abbiamo creati, siamo stati in grado di crearli, oppure abbiamo ampliato gli spazi, abbiamo creato escursioni, abbiamo creato altre attività. Dobbiamo presentare anche l'attenzione dedicata alla sicurezza, ma questo lo vediamo dopo come farlo in maniera corretta. Quindi dobbiamo valorizzare le novità che abbiamo creato per loro. Dobbiamo creare intrattenimento. Intrattenimento non vuol dire fare animazione, ma intrattenimento sempre in maniera anche virtuale. Quindi non solo legate alle aziende, ma dobbiamo avere un nuovo approccio anche nei confronti dei clienti per mantenere viva la loro conoscenza su quello che noi siamo e su quello che il territorio nel quale operiamo può offrire loro. Quindi presentare soprattutto stories, video, tutto ciò che gli fa ricordare il luogo che già conosce, se è un cliente tradizionale, gli può far venire il desiderio di visitare questo luogo. Piccoli momenti, piccoli video, ma comunque generare interesse. A questo punto passiamo nella fase commerciale, quindi dobbiamo fare engagement, dobbiamo trasformare questi contatti in prenotazioni, quindi traslare dall'informazione in un'opportunità di acquisto e qui arriva l'offerta commerciale. Quinto punto, rafforzare il rapporto di amicizia con i propri ambassador. Tutte le strutture hanno propri ambassador, quindi clienti che sono, come si diceva una volta, i miglior generatori di clientela, nuova clientela, quindi generano passaparola. Questi clienti con cui siamo continuamente in contatto dobbiamo far sì che diventino ancora di più i nostri promoter. Come fare per fare questo? Torniamo all'antico, cioè il rapporto umano diventa in questo elemento, ancora più importante. Abbiamo sempre lavorato sull'online, continuiamo a lavorare in maniera sempre più forte sull'online, quindi ciò che è storico, ciò che è il rapporto umano, quindi il telefono, la voce, è elemento essenziale. Se noi siamo in grado di ricontattare i nostri clienti, quelli tradizionali soprattutto, facendogli nuovamente sentire la nostra voce, non mandandogli solamente una mail, ecco, questo è un elemento di grande potenza nel rapporto umano con questi clienti. E poi Think Human, dobbiamo collegare quindi tutte le attività digital che facciamo al rapporto umano, ad una visione di un nuovo umanesimo, di nuovo rapporto comunque con i nostri clienti e creare, come dicevo anche prima, proposte tailor-made. Dobbiamo essere in grado di dedicare ad ogni cliente una proposta altamente personalizzata o perlomeno fargliela percepire come tale. Attenzione alla diversificazione del mercato, perché agire in questo mercato comunque oggi è ancora più complesso. Perché? Perché ciò che è medietà, ciò che è nel mezzo, sta sempre più dissolvendosi. Perché? Ad esempio, vediamo da un lato clienti che sono alla ricerca di un buon prezzo, quindi un buon rapporto prezzo-qualità, ma anche un prezzo economico, un rapporto, un buon prezzo dei servizi offerti. Dall'altra parte, invece, ci sono clienti che ricercano servizi qualitativamente elevati, quindi sempre maggiori qualità. Altra divaricazione, ricercatori di sicurezza sanitaria, coloro che sono alla ricerca in primis di luoghi dove la sicurezza sanitaria è garantita. Poi casomai appena arrivano sono i primi che non si mettono la mascherina neanche per andare al bar, però la loro ricerca è quella legata alla sicurezza sanitaria. Dall'altra parte invece i coloro che ricercano luoghi di divertimento socializzante, quindi
vogliono ritornare, recuperare ciò che hanno perso in questi mesi e un divertimento che li mette in relazione con le persone. Ci sono poi gli iperconnessi e gli iperutilizzatori, coloro che solo online, solo con gli strumenti di comunicazione digital riescono e vogliono dialogare e vivere sul territorio. Dall'altra parte invece coloro che vogliono riscoprire una relazione sociale più umana e intima con le i residenti del territorio, quindi vogliono tornare un po' più all'antico, ritrovare invece una maggiore intimità con le persone residenti del territorio. E poi c'è quest'ultimo elemento che è dato dalla diversità tra coloro che cercano un approdo al territorio, quindi vedono la struttura, generalmente in questo caso parliamo di struttura ricettiva e struttura ospitale, la struttura come un elemento di approdo al territorio, quindi vado lì e da lì mi muovo per interpretare l'esterno, l'esterno, quindi diventa il mio luogo di approdo al territorio e, lì mi, e da lì mi muovo, quindi, e invece altri che cercano invece strutture che diventano luogo quasi unico di soggiorno, quindi un castello sicuro, sto all'interno di questa struttura, all'interno di questo luogo, mi muovo poco, richiedo nuovi servizi, però sempre all'interno di questo castello sicuro. Procedo. Cosa comunicare? Allora, vediamo i termini positivi. Sono cinque elementi. Innanzitutto dobbiamo usare termini e concetti familiari. Perché? Perché crea un controvalore positivo. In ognuno di questi concetti, questi elementi, ho indicato l'elemento positivo. Perché? Questo permette di creare una relazione intima. Concetti familiari, prima ho detto del ritorno al telefono, quindi al contatto umano tramite la nostra voce, crea una relazione intima con queste persone, che siano clienti tradizionali o meno. Quindi usare termini e concetti familiari permette di entrare in una relazione diretta ed intima con le persone. Dobbiamo usare termini piccoli, eliminiamo i termini tipo straordinario, favoloso, eccezionale. Ciò che è piccolo è valore, perché è per pochi, non è per la massa, non è per tutti ed è dedicato. Quindi il concetto di usare termini piccoli è un termine umanizzante. La narrazione non basta, non basta più, non basta raccontare, bisogna fare vedere, bisogna essere in grado, come dicevo anche prima, di proporre video e pillole di verità, piccoli video, piccole immagini, ma comunque far vedere. Perché? Perché la rappresentazione visiva oggi conta molto di più della semplice narrazione. Dobbiamo trasmettere un legame col territorio, perché anche in questo caso l'eccellenza del territorio, quindi ciò che il territorio è in grado di offrire, in Calabria c'è molto da vendere, da offrire, diventa un plus valoriale anche nel momento in cui andiamo non solo a comunicare, ma dopo trasformiamo la comunicazione anche in prodotto turistico. E poi dobbiamo far percepire lentezza. Perché? Perché le persone sono alla ricerca comunque di momenti di relax dopo tutto quello che è capitato. Relax fa rima con lentezza, con valore tempo, quindi ciò che noi riusciamo a far percepire come lentezza è la possibilità di godere il tempo che si ha a disposizione. Però ci sono anche degli errori da non compiere. Il primo, concentrarci sui termini sanitari e sicurezza. Allora, se voi vedete anche la pubblicità di tante, troppe località, ormai troppo spesso, dal mio punto di vista, ci si concentra solamente sull'elemento sanitario. E questo crea un grande controvalore negativo. Perché? Perché facciamo diventare sia la destinazione, ma anche le strutture, i servizi, il momento di accoglienza, facciamo diventare tutto un grande ospedale. Generalizziamo un sistema che diventa comunque ciò che i clienti non vogliono. I clienti non vogliono entrare in un ospedale quando vanno in vacanza. Io non so, colgo l'occasione per chiedere a Sergio, visto che è presente, cosa ne pensa lui di questo elemento, perché il termine ospedalizzazione è un termine, dal mio punto di vista, estremamente negativo, però purtroppo vedo che molti si stanno spostando un po' troppo verso i termini sanitari. Sì, Massimo, guarda, condivido pienamente, nel senso che siamo stati talmente tanto, come dire,
spaventati da questa situazione, da dover per forza trovare delle soluzioni anche nella narrazione, che in molti casi ci siamo spinti troppo in là. Si trovano dei casi di strutture ricettive, servizi turistici che sembra di andare in un ghetto. Cioè, va bene un servizio esclusivo, no? Va benissimo, dicevi tu prima, il castello sicuro, però attenzione, stiamo andando in vacanza, quindi ospedalizzazione, ghettizzazione non vanno bene, no? Quindi è bene parlare della protezione, far sentire le persone al sicuro, mostrare che si è preso cura, si prende cura delle persone, ma bisogna generare fiducia, non muri, insomma, e pensare di andare a vivere una vacanza dentro, appunto, no, come le prime orribili immagini che sono uscite a marzo, le spiagge col plexiglass e cose di questo tipo. Insomma, per fortuna quelle idee non hanno fatto strada, ma insomma, attenzione che nella nostra narrazione rischiamo di fare questo errore. Eh già, grazie. Infatti, come poi diciamo anche dopo, non possiamo neanche comunicare che andrà tutto bene, perché sappiamo che non è vero, cioè non tutto è andato bene, di conseguenza, attenzione, ho visto campagne di comunicazione basate di alcune strutture basate su venite da noi che andrà tutto bene. Ecco, elemento estremamente negativo di comunicazione. E poi non dobbiamo usare il termine sconto. Allora, possiamo fare promozione, ma il termine sconto in questo momento storico viene visto in maniera negativa. Perché? Perché viene individuato come un momento di difficoltà, vuol dire il cliente vede in noi una struttura che ha difficoltà e di conseguenza che svende la propria offerta. Quindi cerchiamo di non usare il termine sconto. E poi non dobbiamo trasmettere messaggi che citano il coronavirus, voglio dire, tutto ciò che è coronavirus, Covid-19, finché ce ne parliamo tra di noi va bene, però guai ad usarlo nella comunicazione turistica, perché allontani in maniera naturale psicologicamente la clientela della nostra azienda. E infine, sempre sul sistema coronavirus e Covid, non descriviamo i protocolli, non c'è bisogno di descrivere i protocolli. I protocolli ormai hanno invaso le nostre case. Chi apre un'app, un'informazione, si parla sempre dei protocolli. I clienti vogliono andare in vacanza, non vogliono andare, ripeto, in un ospedale. Di conseguenza cercano garanzie di sicurezza sanitaria, però non si vogliono mettere a leggere tutti i protocolli. Vedo alcune strutture invece che elencano un'infinità di condizioni dei protocolli. Questo, per esempio, voglio dire, ho tolto il nome dell'azienda, ovviamente, perché non era il caso. Una struttura non mi può aprire il sito e mettere in home page i provvedimenti anti-Covid-19, indicando l'Organizzazione Mondiale della Salute, i dispositivi di sicurezza, la sanificazione, ciò che si fa nel restaurant, food and beverage. Cioè, questo qui è assolutamente un sistema negativo di comunicare questo. Più positivo è questo, nel senso, in un'altra pagina, sempre in home page, si parla dei servizi, sicurezza, salute e benessere per le vostre vacanze estive. E poi si parla di massima igiene, pulizia, sanificazione continua degli ambienti. Poi, se uno vuole, al limite può entrare all'interno e chiedere e avere alcune informazioni, ma non sono mai come quelle che abbiamo visto prima. Quindi vedete anche voi che trovare in home page un'informazione di questo genere o un'informazione di questo tipo cambia decisamente anche l'approccio in termini comunicativi. Quali sono le 5 mosse per competere oggi? Allora, innanzitutto flessibilità. Prenotazioni, flessibilità nelle prenotazioni, flessibilità nelle condizioni, nelle cancellazioni, nei pagamenti, nei rimborsi. Voglio dire, non è possibile oggi dire ad un cliente la tua prenotazione può essere cancellata 30 giorni prima dell'arrivo. Cioè, ci sono ancora operatori che fanno questo, non è possibile oggi farlo, altrimenti quel cliente ovviamente non si avvicina alla struttura. I rimborsi, i pagamenti, tutto ciò deve essere molto molto flessibile. Poi trasparenza, dobbiamo informare con correttezza sulla vivibilità del territorio, quindi di come il territorio si propone e di ciò che offre. Diceva prima Sergio, quando si parlava, quando uscirono quelle, riconfermo, bruttissime immagini sui plexiglass in spiaggia o nei tavoli del ristorante, la coppia divisa dal plexiglass. Questo qui, voglio dire, se ci fosse anche una informazione di quel genere da dare, assolutamente bisogna fare attenzione a darla, però tutto ciò che
informazione per la vivibilità del territorio, bisogna comunque darla in maniera molto trasparente. Dobbiamo lavorare su servizi aggiuntivi, nel senso dobbiamo dare nuove opportunità di open air, di vivere il tempo all'aria aperta. Quindi ho messo due ad esempio, picnic, food delivery. Voi vedete, fino all'anno scorso, quando si parlava di picnic, io lo proponevo a diverse destinazioni come prodotto ancillare. Pochi hanno accolto. Quest'anno, se voi vedete, tutte le destinazioni, soprattutto quelle montane, ma anche tante destinazioni balneari con percorsi verso l'entroterra piuttosto che in spiaggia la sera, propongono picnic. Perché? Perché è un modo di eliminare la tradizionale ristorazione fatta ovviamente al tavolo o al buffet e invece vivere la ristorazione anche all'aria aperta. Food delivery, stessa cosa. Opzione private. Avete la possibilità di fare un upgrading su questo livello, nel senso possibilità di privatizzare tutto ciò che voi offrite per tribù, gruppi e famiglie. Perché? Perché penso ad esempio a una struttura di un numero di camere nella media nazionale, 33,4 camere, media nazionale. Un gruppo di appassionati ciclisti del Veneto, e lì ce ne sono tanti, giusto Sergio? Appassionati ciclisti del Veneto che non sanno come fare, dove andare. Allora, concentrarsi su una tribù e dedicare la struttura a loro per un periodo che può essere di qualche giorno ma anche di qualche settimana, vi permette a voi di lavorare, di essere tranquilli dal punto di vista commerciale e fornite ad una tribù, a un gruppo, a una famiglia comunque un sistema anche di garanzia, perché comunque sono tra di loro. Pensate alle famiglie, ai gruppi di famiglie che vanno in vacanza insieme, come possono cogliere positivamente anche questi aspetti. E poi fare upgrading, garantire un plus che permette di non abbassare il prezzo per andare in operazione di dumping, quindi ridurre il prezzo e di conseguenza anche la qualità, ma invece di alzare il servizio, quindi di posizionarvi anche, ed è questo un altro elemento molto importante, di posizionarvi anche ad un livello comunque superiore. Quali sono le 5 garanzie da offrire oggi? Quindi, rassicurazione, garantire concretamente un'alta attenzione alla salute, come dicevo prima, però senza esagerare, ma ovviamente nel rispetto delle norme. Coerenza, dovete essere molto lineari, e ci tengo a sottolineare molto lineari, tra ciò che proponete e ciò che offrite. Nel senso, non proponete cose che non siete in grado di offrire. Se parlate di un livello qualitativo dovete essere coerenti con quello che voi promettete, perché ancora di più oggi rispetto a ieri i clienti sono molto attenti. Spazi personali individuali, rassicurate i clienti sull'ampiezza degli spazi anche esterni, quindi questo è un elemento comunque da offrire. Tecnologia digitale, ovviamente, i nuovi supporti digitali a servizio degli ospiti al momento della prenotazione, chiaramente sino a tutti i sistemi anche interni alla struttura, ai servizi, all'attività di ristorazione, e eccellenze e reti territoriali. Tutto ciò che è valore territoriale, quindi prodotti e luoghi, bisogna offrirlo, perché è un elemento comunque che permette a voi di ampliare la vostra offerta e ai clienti di trovare nuovi stimoli di acquisto. Vediamo adesso alcuni prodotti tematici che hanno acquisito maggior appeal nel momento del post-Covid, quindi in questa fase. Tutto ciò che è slow, quindi movimento leggero, pensate al Nordic Walking, pensate alle camminate, pensate alle passeggiate, da consumare open air, quindi all'aperto. Tutto ciò che è outdoor, natura e possibilità di trascorrere tempo all'aperto, quindi la natura in senso concreto, tutto ciò che è landscape, paesaggio, apertura verso il cielo, verso il verde. Sergio, anche in questo caso, visto che sei trentino, cosa sta succedendo su questo elemento in Trentino? Ma guarda, è vero, noi siamo fortunati per natura, ma non mi pare che la Calabria sia messa peggio, no? Tra mare e montagna ci sono tanta natura e c'è fortissima una richiesta di spazi aperti
e appunto di allontanamento dai luoghi come dire, di assembramento. Quindi questa è una cosa da mettere in grande evidenza. E se mi permetti mi aggancio al discorso che tu mi hai citato delle tecnologie digitali che hai detto che sono importanti. Mi viene quasi da dire che questo momento è forse un momento di collegamento tra la comunicazione online che abbiamo imparato negli ultimi anni a fare e la comunicazione offline, perché è sempre più importante essere efficaci online perché molto spesso lì ci trovano, però quest'anno, mai come quest'anno, la gente telefonerà. Telefonerà per chiedere, ma sì, per avere certezze, ma come funziona? Ovviamente per che cosa? Per essere rassicurata, per avere certezze. E quindi e questo si lega con quello che hai detto fino adesso tu, quindi il discorso dei bisogni delle persone, no? E quindi parlare ai loro bisogni e non parlare delle soluzioni. Non interessa a nessuno quanta percentuale di sodio c'è nel o di ozono c'è nella macchina che utilizziamo per sanificare, interessa dire che invece c'è molta attenzione, che stiamo attenti ai bisogni delle persone, insomma, quindi da questo punto di vista. Poi chi ha la fortuna ovviamente di avere possibilità ed esperienza all'aria aperta e questo è un grande vantaggio. Diciamo che per certi aspetti l'estate ci aiuta, perché l'estate comunque il fatto di poter star fuori semplifica tante cose, insomma. Grazie, sì, è verissimo questo che dici. Scusa Massimo, se posso, mi viene in mente una cosa che è legatissima. Ieri, qui in Trentino, è uscito il nuovo disciplinare, perché non si parla d'altro, dei rifugi. No? I rifugi sì. Sono luoghi complicatissimi per il Covid. Immaginate, se chi è stato in un rifugio montagna sa che si dorme nelle camerate, nelle brande, eccetera. E quindi il rischio... E niente, però è uscita proprio il discorso che dicevi tu della tribù. Gruppi fino a 10 persone che dichiarano di essere in qualche modo già congiunti in certo modo, no? Possono stare insieme superando anche certi vincoli che invece sono dati legati a un certo numero. Quindi spesso ci sono queste camerate da 10, da 15 persone, se il gruppo, che però in quest'anno saranno a densità molto più bassa, però se tu arrivi in un gruppo fino a 10 già fatto, puoi stare anche in una stanza da 10. Quindi si trovano le soluzioni poi un po' alla volta, no? Quindi resilienza, una delle parole importanti di questo periodo. Allora, oltre all'outdoor, l'identità locale. E qui, come dicevi te Sergio, in Calabria mi sembra che fino adesso siamo perfettamente in linea con tutti questi elementi. Quindi identità locale, prodotti sempre più locali, homemade, fatti in casa, prodotti artigianali, chilometri zero, tutto quello che vogliamo. Questo è un'altra forte ricerca da parte dei turisti post-Covid, chiamiamoli così, i nuovi turisti. Nuova socializzazione. L'avevo accennato anche prima, una più profonda ricerca di relazione con la comunità locale, un rapporto comunque più autentico. Se ne parla sempre di identità locale, di relazione con la comunità, ma in questo caso, quest'anno, questo è ancora più ricercato, questo elemento è ancora più ricercato. E poi i piccoli valori locali, dalle piccole località, ai borghi, a tutto ciò che è, io ho definito il controllo visivo, nel senso, vado in un luogo, devo poter essere in grado visivamente di controllare quel luogo. Se questo è possibile, quello è un piccolo luogo che garantisce di per sé immediatamente sicurezza. Vedo le persone, vedo i luoghi e di conseguenza sono tranquilli perché ho il mio controllo visivo. Entriamo nel tema della complessità gestionale. Certo, non è facile fare tutto questo e non è facile in questo momento, però c'è un elemento. È importante rimanere sul mercato. Massimo, dimmi. Ti interrompo solo un secondo, visto che c'è un momento di stacco, perché volevo ricordare una cosa importante. Perché io magari ti interrompo, però tutte le persone che ci stanno ascoltando possono usare la chat anche adesso, anche durante la presentazione, per segnalare punti di interesse, eccetera, che riprenderemo alla fine della presentazione. Quindi sentitevi liberi di usare la chat. Grazie. Scusa Massimo, vai pure. Procedo. Quindi dicevamo l'importanza di rimanere sul mercato. Perché? Vi ho inserito una frase che mi ha detto un operatore, non dico di quale regione, un albergatore, pochi giorni fa. Mi ha detto questo: quest'anno resto chiuso, non incasso, ma almeno non perdo denaro.
E io ho dovuto cercare di convincerlo che la sua scelta, dal mio punto di vista, era estremamente errata, ma veramente errata. Perché? Perché da subito si perde la presenza sul mercato. Un'azienda che quest'anno non è sul mercato, che durante il periodo estivo non tiene aperto neanche quei due mesi, è un'azienda che perde la propria presenza sul mercato, perde il proprio patrimonio clientela fedele. Pensate soltanto alla struttura alberghiera che quest'anno rimane chiusa, la sua clientela fedele che in qualche maniera, anche solo in termini percentuali minimi, potenzialmente minimi, vuole tornare in quella struttura, ovviamente si disperde non solo nelle strutture vicine, ma anche in altre destinazioni. E poi anche il personale. Tutti mi dicono che, e lo sappiamo benissimo, che il personale, la risorsa umana è estremamente difficile da reperire, soprattutto se qualificata. Sicuramente non aspetto un anno per in attesa di una nuova chiamata il prossimo anno. Si perde anche quell'elemento che molto spesso è un elemento di forza per le strutture, si disperde. E poi anni di investimenti e posizionamento che vanno in fumo. Pensate a strutture che sono 10, 20, 30 anni che sono sul mercato, per un anno non ci sono, ovviamente non fanno attività promozionale, tutto ciò che hanno fatto in questi anni si perde. L'attività, l'azienda perde valore, il prossimo anno l'azienda ha comunque un valore economico minore e semplicemente la ripartenza quest'altro anno, vi assicuro, sarà ancora più dura. Per chi decidesse di non rimanere sul mercato quest'altro anno dovrà spendere il doppio soltanto per ritornare sul mercato. Non dico per riconquistare il mercato perso e le quote che ha lasciato quest'anno, ma solo per tornare sul mercato. L'unica possibile concessione è quindi verificare se ridurre al limite alcuni servizi. Parlavo con alcuni operatori, mi dicevano: quest'anno non faccio l'animazione perché comunque mi crea problemi ed diventa comunque per me un risparmio sul quale posso andare a decidere, e può essere, ma mai la qualità, nel senso non limitate la qualità per risparmiare, perché in questo caso il cliente se ne accorge subito in maniera assoluta. Naturalmente sappiamo che la sostenibilità economica dell'azienda è complessa, sia per i piccoli imprenditori che per le medie e grandi aziende. Perché? Per i piccoli imprenditori comunque vi è la possibilità di gestire, vi dico anche come poter aiutarvi nel mantenere comunque una sostenibilità economica. Per i piccoli imprenditori possono gestire, avere una gestione prevalentemente familiare, quindi ovviamente gestire meglio anche la questione. Possono adattarsi in maniera più rapida ai cambiamenti. Non vi sono presenze, non vi sono clienti, aspetto, mi adatto subito, arrivano dei clienti, non ho bisogno di trovare molto personale perché la gestione è familiare e quindi attivo al massimo le mie forze. E poi posso ottimizzare le spese aziendali. È più difficile per questi piccoli imprenditori invece riposizionarsi sul mercato, perché ovviamente gli sforzi per loro sono maggiori, anche guardando i competitor, gli attuali competitor. Per i medi grandi imprenditori invece le possibilità sono quelle di rivedere il proprio business plan, di riposizionarsi velocemente, più velocemente rispetto ai piccoli imprenditori, anche sui nuovi canali distributivi, e di avere comunque dalla loro parte una forte potenza promo commerciale. Tutti hanno comunque un ufficio commerciale e quindi possono posizionarsi e velocemente riproporsi sul mercato. Per loro il minus è ovviamente il fatto di avere costi fissi più elevati rispetto ovviamente ai piccoli imprenditori. Però, e questo è un elemento importantissimo, dovete sempre garantire qualità. Perché? Perché lo dicevo prima, i clienti sono ancora più attenti, l'attenzione dei clienti è diventata ancora più elevata dopo il Covid. Aumenta la loro sensibilità non solo sulla sicurezza, ma su tutto, su tutti gli elementi, richiedono servizi con un plus valore, vogliono qualcosa in più rispetto a quello che hanno avuto negli anni scorsi. Vince quindi chi non si dequalifica né sulla qualità né sul prezzo, chi non abbassa il proprio valore qualitativo, chi non si pone su politiche di dumping, perché le politiche di dumping vi fanno incassare ma non vi fanno guadagnare, lo sapete benissimo, e chi non abbassa la professionalità delle risorse umane. Come si dice sempre, è meglio avere un cliente che paga 100 euro, avere 10 clienti che pagano 10 euro l'uno, è meglio avere un cliente che paga 100 euro, chiaramente. Quindi se più andate su politiche di dumping per fare riempimento, più però dovete sapere che la marginalità si riduce o si annulla completamente.
Chi non abbassa la professionalità sulle risorse umane, dicevo prima, perché è un altro elemento importantissimo. Oggi la qualità si misura sugli elementi materiali, quindi sui servizi e sui prodotti, sui fattori immateriali sempre di più, quindi sul valore della relazione, dicevamo anche prima, e sulle attenzioni, quindi, ed è un elemento questo nuovo, quindi sui prodotti homemade, fatti in casa, sui service dedicati e su tutti questi elementi. Vi faccio questo perché questa qui è una presentazione di un gruppo alberghiero, Battani, che è proprietario di strutture 5 stelle, 5 stelle, 5 stelle lusso in particolare. Cosa fa questa struttura? Sebbene abbia un livello qualitativo così eccelso, così elevato, lavora quasi completamente su questo tipo di comunicazione, coltivazione naturale, la propria family farm, ha una fattoria propria e lo valorizza sempre, tutti i prodotti sono prodotti dalla propria family farm. Quindi la fattoria Battani produce per le strutture del gruppo Battani, chilometro zero, genuino, tutto ciò che possiamo considerare. E ricordiamoci sempre anche dell'importanza di mantenere il posizionamento che abbiamo. Il ricordo del cliente, vi ricordo, parte dall'ultima esperienza. Quindi io, se quest'anno dovessi chiudere la struttura, aspettare il prossimo anno, ciò che il cliente penserà di me il prossimo anno fa riferimento all'ultima esperienza che ho vissuto. Se quest'anno faccio un'operazione di dumping, mi dequalifico, abbasso il prezzo, il punto di riferimento del mio cliente quest'altro anno sarà ciò che io gli ho offerto quest'anno. La loro percezione si baserà sull'esperienza di quest'anno, non dell'anno scorso o di 2 anni fa. Quindi dobbiamo migliorare il nostro posizionamento. Come possiamo farlo? Possiamo differenziare la nostra offerta, proporre villeggiature, quindi anche un ritorno all'antico, con formule però moderne, smart working. Parlavo oggi con il caporedattore del Sole 24 Ore di queste cose legate proprio alla formula dello smart working che sta rivoluzionando comunque il sistema turistico. Pochi stanno lavorando su questo elemento, però chi si sposta dalle grandi città, da Milano, da Roma, ma anche da Bergamo o da Bologna o da Perugia, vanno nelle seconde case di famiglia, vanno a trovare i parenti, si fermano per un mese, 2 mesi in questi luoghi e lavorano da lì. Ciò è permesso, ciò è fattibile. L'unico elemento condizionante è ovviamente la possibilità di avere un collegamento facile e veloce. Ma anche questa è una formula che è in evoluzione. Poi dobbiamo, per migliorare il posizionamento, possiamo individuare un plus di unicità e lavorare su quello e predisporre tematiche di prodotto basate e legate sull'identità del territorio, un altro elemento sul quale che ci aiuta a migliorare il nostro posizionamento. Attenzione, inoltre, l'ho messo per ultimo, ma non è l'ultimo, a curare in maniera esponenziale la reputazione online. Giusto Sergio, perché la reputazione online è quella che poi non solo ci fa trovare, ci fa valutare, ci fa anche scegliere. Voglio dire... Sergio non si sente. Sono adesso mi sentite? Sì. Sì. Scusate. E dicevo che sono convinto che quest'anno sarà un anno in cui chi ha anche investito nella reputazione, nella fiducia, nella fidelizzazione dei propri clienti raccoglierà i frutti. Quindi tante cose che magari abbiamo fatto negli anni passati e magari certe volte neanche senza convincerci, senza essere convinti fino in fondo, quest'anno daranno davvero risultato. Quindi chi ha coltivato nel tempo la reputazione online e, come dici perfettamente tu, anche quest'anno, avendo avviato una narrazione corretta nei mesi di chiusura e adesso raccontando come aprirà e quando aprirà, perché evidentemente se si riesce è assolutamente meglio riuscire ad aprire anche magari in situazioni di difficoltà, ma è meglio riuscire ad aprire per tutte le ragioni che hai spiegato tu. Quindi tutto questo aiuta tantissimo. E la reputazione online è purtroppo, o per fortuna, ma insomma ormai la, nostra, la cartina di tornasole è quella che ci porta a posizionarci col nostro mercato. Se non è una reputazione bassa, le tecniche un po' predative di cui parlavi, di dover per forza lavorare solo sul prezzo, sono le uniche possibili che
che però alla fine non torna in conto. Invece chi sa lavorare sulla qualità, quest'anno ancora di più perché le persone hanno bisogni ulteriori, chi sa lavorare sulla qualità avrà un ritorno anche quest'anno, anche con questa grande difficoltà. Non saranno gli anni d'oro, non sarà come l'anno scorso, chiaramente questo l'abbiamo capito da tempo, però diciamo quest'anno l'obiettivo è la sopravvivenza diciamo migliore possibile. Ci sarà una differenza tra chi riuscirà a sopravvivere bene e chi invece farà tanta fatica. Esatto, procediamo. Vi chiedo ancora 10-12 minuti, poi dovrei terminare perché sto andando abbastanza lungo, mi chiedo scusa di questo, però è difficile anche raccontare queste cose in maniera troppo veloce. Parlo di questo e della Turing Intelligence. L'elemento che vi supporta quest'anno è anche questo, dovete concentrarvi anche su questo, conoscere bene il cliente post-Covid, pre-Covid, scusate, analizzare il cliente attuale, da dove proviene, quando, cosa chiede, quali sono le sue priorità, ottimizzare il database, massima segmentazione e definizione di nuovi item di classificazione. Non è sufficiente per un database, bisogna segmentarlo al massimo e capire anche quali sono gli item per classificarli in tribù, in gruppi, in desideri, in motivazioni. E poi ascoltare, continuare ad ascoltare, vicini al cliente, non fisico, non una vicinanza fisica ovviamente, ma una vicinanza morale. Diceva anche Sergio prima, l'ho detto io un paio di volte, il telefono permette di dialogare, è uno strumento comunque eccezionale. Una mail di per sé è molto più fredda, non ha il calore del telefono e della nostra voce. Dobbiamo confrontarci con i colleghi, dialogare con l'istituzione e con gli enti, anche perché le cose sono in continua mutazione e quindi è necessario sapere tutto. E poi attenzione, perché alcune rilevazioni, soprattutto sul sentiment dei clienti, hanno ancora valore dei by day, nel senso che ci sono delle rilevazioni che fatte oggi, fatte il giorno prima della chiusura del lockdown e fatti il giorno dopo, fatti il 14 piuttosto che il 16 di giugno, cambieranno completamente la visione della rispondenza. Ciò che emergerà può essere completamente diversa dall'oggi al domani. Quali sono le strategie commerciali? Arriviamo dunque. Allora, quindi innanzitutto agire sulla clientela diretta, perché l'azione è quella di disintermediare il più possibile e di acquisire il cliente direttamente. Perché? Perché il cliente cerca un rapporto fiduciario diretto, il telefono serve anche a questo, dobbiamo trovare il modo per garantire al cliente un rapporto fiduciario diretto e questo lo facciamo se siamo in grado di disintermediare. Dobbiamo recuperare quindi la gestione delle prenotazioni online, dobbiamo avere la forza di allontanarci dalle piattaforme online, dalle OTA, ma non solo per la commissione che ci richiedono, ma anche perché l'experience profilata che noi riusciamo a dare al nostro cliente direttamente dialogando con lui è unica e lo possiamo fare soltanto noi sul nostro territorio e questo ci permette anche di creare un rapporto fiduciario, di fiducia diretto con il nostro cliente. Gli offriamo davvero un'offerta tailor made in questo caso, anche se le OTA stanno perfezionando il loro sistema, stanno facendo experience, quello che vuoi, però noi siamo sul territorio e siamo in grado di farlo decisamente meglio. Dobbiamo rafforzare l'azione relazionale con la messaggistica. L'utilizzo delle piattaforme di messaggi istantanea, WhatsApp su tutti, ci permette di velocizzare anche la gestione delle pratiche. Voglio dire, un cliente che già in molti lo fanno, lo so benissimo, però dobbiamo farlo un po' di più, un po' meglio e tutti, perché ci permette comunque di avere una serie di informazioni che garantisce al cliente anche al momento del suo arrivo di non fare la gestione, di non perdere tempo nella gestione delle pratiche comunque dirette in front desk. E poi abbiamo anche altre possibilità, bond e voucher. Possiamo garantirci una prevendita creando bond e voucher, fidelizzando il cliente. Me ne faccio vedere qui. Questo è il ristorante su Imago dell'Hassler di Roma. Questa promozione è uscita, questo voucher è uscito in pieno Covid, quindi a fine aprile, e ha comunque creato sia per il prezzo sia per l'offerta grandissimo interesse. E poi c'è altre proposte, sono ad esempio quelle del Travel Bond, già attive, ed altre. E poi pagamenti a rate, dicevamo prima, dobbiamo essere flessibili,
e dobbiamo essere comunque attenti. Quindi dobbiamo favorire l'acquisto di soggiorni vacanze anche con pagamenti a rate per rasserenare sul fattore economico, le persone hanno meno possibilità di spendere per le vacanze, garantiamo anche loro la possibilità di fare un soggiorno, una vacanza, e assicuriamo e tuteliamo le persone. Change the date, tranquillizziamo il cliente, nessuna condizione vessatoria, eliminiamo dal cliente la paura di perdere denaro, di dover dare un acconto per una prenotazione che poi non possiamo mantenere, o anche di dare l'acconto pur di poter disdire due giorni prima se succede qualcos'altro. Esempi: EasyPay, un nuovo card da un club del Club del Sole, una società che si occupa di gestione di proprietà di villaggi turistici. L'estate che hai sempre sognato, a partire da 100 euro al mese. Oppure la mia vacanza sicura e naturale, change the date, si riapre con la formula, cambia la data quando vuoi senza nessun problema. Oppure ancora, questa è una struttura Grand Hotel di San Marino, offerta super flessibile, cancellazione gratuita, tu vieni, prenoti, ma se c'è qualche problema non ti preoccupare, non perdi neanche un euro del tuo denaro. Arrivo verso la fine, quali sono i canali distributivi? In primis social network, garantiscono rapidità di comunicazione, permettono contatti cadenzati se siamo in grado di fare un buon piano editoriale, preciso, corretto, permettono messaggi personalizzati, garantiscono il raggiungimento di target precisi perché possiamo scegliere il target a cui rivolgersi in maniera estremamente profilata e comunque hanno sempre un costo contatto comunque ridotto rispetto ad altri strumenti. Il sito, nel sito cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivedere teste foto, ho visto dei siti che hanno ancora, non su questo territorio ma in altri territori, hanno ancora le foto di affollamenti, di feste aggreganti, feste in spiaggia, dobbiamo eliminare queste cose. Ovviamente sembra scontato dirlo, ma non è scontato farlo. Dobbiamo rafforzare i concetti di sostenibilità, di elementi naturalistici. Chi non ha il booking engine lo deve fare, dovrebbe averlo, perché se vogliamo traslare prenotazioni sul nostro sito, se non gli diamo la possibilità ai clienti di farlo in maniera diretta e immediata, ovviamente perdiamo potenzialità di mercato. Dobbiamo sviluppare travel guide online, quindi anche tramite blog per trasmettere informazioni e novità, e poi newsletter, anche in questo caso ben profilate. Il sistema dell'intermediazione commerciale, non dimentichiamoci di questo, perché se è vero, come è vero, che sta vivendo un momento di difficoltà per le varie questioni che tutti conosciamo, però non dobbiamo abbandonarlo, anzi dobbiamo rilanciarlo in visione 2021, avvicinarsi al sistema dell'intermediazione commerciale facendo cosa? Cercando intermediari sempre meno generici, sempre più interessati al territorio, che propongono offerte ad alto livello di experience, su quello dobbiamo lavorare, e riavviamo fiducia e relazioni con tutto il sistema del business anche, quindi il sistema aziendale, il sistema MICE, anche su questo dobbiamo lavorare in visione post-estate. E poi, ultimo, ma non è il quarto punto assolutamente, in ordine, è la nostra capacità relazionale. Contattiamo i clienti tradizionali, lo ripeto, proponiamo offerte personalizzate, garantiamo presenza e assistenza continua, mi puoi chiamare in qualsiasi momento della giornata per qualsiasi informazione. Nessun laccio e limite alla flessibilità, poche condizioni, pochi lacci e lacciuoli. Riscopriamo i vecchi clienti, ma cerchiamo anche nuovi target di clientela. Finisco con sei item che rappresentano un riassunto complessivo di quello che ho cercato di dirvi velocemente, non ci sono proprio riuscito. Innanzitutto, il primo elemento, rimaniamo sul mercato. Gravissimo quest'anno uscire dal mercato. Secondo, garantiamo qualità. Dobbiamo essere in grado di mantenere il livello qualitativo. Anzi, direi, se possibile, cerchiamo di aumentare. Miglioriamo il nostro posizionamento, come vi ho detto prima, con le varie formule che si possono utilizzare. Individuiamo nuove opportunità. Questo momento ci deve anche permettere di allargare la mente e di fare cose che prima non avevamo il tempo né di pensare né di fare. Puntare sulla disintermediazione, quindi acquisire clientela diretta, e poi pianificare le azioni, sia a breve termine, quindi immediate, quest'estate, sia con una visione del 2021. Ho terminato, sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie Massimo. Beh, non sei andato lungo, nel senso che hai detto talmente tante cose che non so come avresti potuto fare
essere più sintetico rispetto a così, quindi insomma, sono anche cose complesse, hanno bisogno del giusto livello di approfondimento. Ti faccio alcune domande che sono venute dalla platea, altre che mi hai stimolato durante la tua presentazione. La prima, guarda, rispondo io perché faccio, così ti lascio respirare, faccio un riassunto della cosa che hai detto in modo molto chiaro. Chiedono che tipo di condizioni di cancellazione suggerite. Vabbè, tu immagino confermerai flessibilità, più possibile, quando potete fidatevi fino in fondo, poi dopo anche lì è chiaro, potrebbe essere che la settimana di Ferragosto in cui avete magari più richieste, eccetera, lì ci sta che magari andiate a tutelarvi anche un po', insomma, no? Quindi ci vorrà sicuramente la vostra sensibilità, ma allo stesso tempo insomma, dovrete essere un più flessibili rispetto agli anni precedenti. Insomma, Massimo, no? Come la vedi di questa interpretazione? No, sono completamente d'accordo. Mi ricordo che il tema della flessibilità risponde a un'esigenza mentale, prima ancora che economica, delle persone. Okay? Quindi fate attenzione che le persone che richiedono una flessibilità sul termine di condizione di pagamento, cancellazione, eccetera, lo chiedono perché vogliono sentirsi tranquille. Quindi non tanto per la paura di perdere molte volte i 100 euro di acconto piuttosto che non poter annullare 2 giorni prima. Quindi se ve lo chiedono non vi costa niente comunque garantirvi anche in questo caso sicurezza e tranquillità. Poi ovviamente con tutti i limiti di un'azienda che sta sul mercato. E c'è un'altra domanda da parte di Valentina Noto, dice, e questa te la passo perché è una domanda molto interessante, quale potrebbe essere la previsione di successo o meno dal punto di vista turistico per l'estate 2020 in Calabria, vista la contrapposizione tra la sicurezza sanitaria, difficile da garantire al 100%, ma allo stesso tempo che in Calabria c'è stato un basso tasso di contagio, quindi le criticità che magari sono percepite e sono reali, non solo percepite ovviamente in altre zone d'Italia, in particolare al nord, da dove magari arrivano, no? I nostri ospiti in Calabria sono sentiti meno, insomma, no? Quindi come si fa? Qual è la... come funzionerà? Non è facile perché il problema non è tanto come viene percepito la Calabria dal punto di vista del sanitario, diciamo chiaramente, perché la Calabria è percepita come un luogo molto più sicuro rispetto a tante altre destinazioni. Il problema però non è questo, è come arrivare in Calabria. Perché se non c'è il sistema di mobilità attivo, giungere dai miei luoghi, dalla mia città o da quella di Sergio in Calabria in auto diventa abbastanza complesso. Per cui nel momento in cui si riattivano i sistemi di collegamento collettivi, ovviamente l'aereo in primis, ma anche eventuali pullman, i treni, sì, sono attivi, però vi ricordo quello che vi ho detto prima, il 44,6% degli italiani in questo momento, stamattina, non è disponibile a utilizzare un mezzo collettivo per spostarsi, per andare in vacanza, ok? Quindi un cliente su due, detto quasi, in maniera quasi paritetica. Però è anche vero che gli spazi che ci sono in Calabria sono un elemento primario da vendere. Io quando vengo in Calabria e guardo quelle spiagge straordinarie, liberissime, dove anche ad agosto, l'anno scorso, all'inizio di agosto, ho fatto una settimana in giro in Calabria e ho trovato spazi enormi, liberi, senza nessuno, oppure anche le spiagge più con i maggiori servizi, comunque che danno spazio vivibile già l'anno scorso, come sempre. Allora, quello è un elemento sul quale bisogna lavorare in termini di comunicazione, perché è un elemento che stimola molto le persone, cioè il fatto di poter dare spazi vivibili individuali alle persone. Il bacino d'utenza, diciamo, di prossimità della Calabria, lo conoscete meglio di me, è molto infraregionale e regioni limitrofi, quindi è un bacino comunque non eccessivo, sul quale però tutti, anche gli altri vostri competitor vicino di casa, non dico la destinazione vicina, il vostro vicino, la destinazione vicina sta lavorando. Quindi come si fa a raggiungere un risultato positivo quest'anno? Si fa cercando di comunicare bene gli elementi principali che possono attirare nuovi clienti e garantire soprattutto il ritorno dei clienti fedeli,
Il successo, secondo me, quest'anno è, ve lo dico con tutta chiarezza, è superare la soglia del 50% di fatturato rispetto allo scorso anno. Quello, quest'anno, è già un successo. Sì, sono totalmente d'accordo. Insomma, appunto, prima parlavo di sopravvivenza, nel senso che bisogna riuscire in qualche modo a, certamente a riuscire a stare aperti facendosi il meno male possibile, magari sopravvivendo un po'. Aggiungo un elemento a quello che hai detto tu ed è legato, perché secondo me è anche molto coerente con questo momento in cui tanti operatori di uno stesso territorio sono chiamati ad agire, ed è proprio l'aspetto territoriale, no? Quindi il fatto di lavorare anche insieme, nel senso che reputazione online, si parlava prima, è certamente individuale, è evidente che ognuno ha la propria reputazione individuale, ma è anche una reputazione territoriale, collettiva, di destinazione. E quindi quando si riesce a esprimere i valori di un territorio in maniera coerente in tanti, questo dà valore alla reputazione complessiva e a quella individuale. Ne approfitto per agganciare una domanda che è arrivata, che ti giro, che dice quanto hai suggerito di eliminare le OTA, le online travel agents, quindi Booking, eccetera. Ovviamente non era eliminare, immagino dicevi, provate a disintermediare un po', sappiamo quanto sia una battaglia estremamente complessa, quindi insomma, provare a, diciamo, gestire l'intermediazione. La domanda però è, dice, ma ridurre questo significa anche ridurre i tour operator online? E la domanda arriva da un tour operator, no, scusa, dei tour operator locali, e la domanda arriva da un tour operator, no? E quindi aggancia al discorso del territorio, no? E quindi secondo me è interessante spiegare il tuo punto di vista tra la differenza tra Booking.com, che è un'azienda americana con sede ad Amsterdam, che vendere le Canarie, vendere la Calabria o vendere la Cina, per lui è uguale, è 18% di commissione e va bene così, rispetto a un tour operator locale che invece è parte integrante dell'offerta territoriale e che quindi porta valore sul territorio, insomma. Io quando parlavo di disintermediazione ho fatto sempre riferimento con attenzione alle OTA, ma lo dico con attenzione perché è chiaro che quando un operatore che ha sede in un paradiso fiscale, lavora soltanto sulla potenzialità di acquisire quel 18, ma tu sei buono quando parli del 18, ci sono operatori che pagano il 25 o il 28% di intermediazione, senza poter in alcun modo trovare una modalità per valorizzare il territorio. Ecco, io parlo di quello. E ho detto anche in una delle ultime slide, invece di rafforzare, di riprendere il lavoro con il sistema dell'intermediazione tradizionale. Il sistema dell'intermediazione tradizionale è comunque il tour operator classico, tanto più quello del territorio, perché ovviamente un operatore che lavora sul territorio ama il suo territorio, lo conosce profonditamente. Come i singoli operatori, il singolo albergatore lavora per creare una rete relazionale, ancora di più quest'anno deve lavorare con la propria destinazione per dare valore alla destinazione. Questo è il lavoro classico che fa il tour operator locale. Ne conosco diversi di tour operator locali in Calabria, con i quali ho dialogato anche l'altro giorno con uno di questi. Sento in loro una grande passione. Assolutamente il loro lavoro deve essere, non dico rafforzato, ma assolutamente integrato con un sistema di valorizzazione della destinazione. Quindi, il tour operating tradizionale è quello che garantisce al territorio un forte posizionamento sui canali distributivi tradizionali e quello va assolutamente mantenuto. Poi che abbia anche un sistema di vendita online, ben venga, voglio dire. Ma io quando parlo di OTA parlo di quei due o tre colossi che non guardano in faccia nessuno. Tu puoi essere Scilla o puoi essere Firenze, non gliene frega niente a nessuno. L'importante è prendere quella commissione e portarla nei paradisi fiscali e non pagare. Adesso non entriamo in queste situazioni perché diventa complessa la cosa. Sì, aggancio questo tuo approfondimento sul discorso di tour operator con un'altra domanda che dice: la realizzazione delle reti è una creazione complicata, no? E quindi bisogna dare al tour, cioè quindi chiede come fare a fare rete. Beh, approfitto per dire una cosa: in realtà è vero che è complicato, è vero che è complicato in Calabria, è complicato ovunque. Però il tour operator è anche quello che aiuta a mettere insieme diversi di offerta, no? Il tour operator, ma la rete, la DMO quando c'è, l'organizzazione turistica, perché poi dopo quello che cerca il turista non è l'albergo, non è il mare, non è la biciclettata, non è
la cena tipica o il cibo buono, è tutto questo, no? È l'insieme di queste cose, no? Si parla tanto delle esperienze turistiche, quindi riuscire a mettere insieme, fare rete tra gli operatori, so che è una cosa che si dice sempre, è la cosa forse tra le più citate nel mondo del turismo, e allo stesso tempo molto difficile da mettere in piedi, perché ovviamente c'è anche una fenomeno naturale di campanilismo, di anche concorrenza, però i fenomeni sono diventati talmente globali che non c'è concorrenza tra i diversi territori calabri. La concorrenza della Calabria è la Norvegia piuttosto che l'Argentina. Ormai le persone si muovono, adesso magari non in questi mesi, no? Abbiamo detto quanto sia locale il mercato di quest'anno, ma ripartirà e torneremo alle condizioni in cui la nostra concorrenza sarà spietata, no? Grazie anche alle piattaforme, alle OTA che permettono di trovare il prodotto così facile. Quindi tra l'altro ne approfitto anche per citare che in Calabria ne conosco io una rete che funziona anche molto bene, che ci sta provando, in Sila, è un gruppo di albergatori e di operatori che si sono messi insieme e stanno cercando di fare il territorio. È possibile, difficile, complicato, però è possibile. Tu come la vedi sul discorso delle reti? Io la vedo come te, nel senso che la creazione di una rete, di un club di prodotto, di quello che può essere comunque un sistema aggregato di imprese, alla fine che la definizione giuridica ha poco importanza, è la volontà di alcuni operatori che decidono di fare un percorso insieme. Questo è l'elemento principale. Anche io ne conosco una rete in Calabria, un club di prodotto da poco nato, sta sviluppandosi nella zona di Reggio Calabria con uno sforzo comunque iniziale importante, ma che però sta cominciando a produrre. Perché? Perché quando le imprese vedono che il valore del singolo non è che c'è un valore del singolo, ma lavorando insieme, quello che uno può dare poi torna sempre in maniera esponenziale, sia per sé che per il territorio, allora si può cominciare. Poi non è necessario fare reti enormi, basta essere, casomai non in troppi, però essere davvero convinti. Allora la rete, l'aggregazione può funzionare. Funziona in tante parti d'Italia, non funziona in tante parti d'Italia, perché alla fine dipende anche in questo caso dalle persone che la costituiscono e che se ne fanno portavoce. Stanno arrivando un sacco di domande, quindi non sarà facile rispondere a tutti, però poi magari mi prendo la libertà di dire, anche se in realtà non è stato deciso prima, che probabilmente se arriveranno così tante domande magari proveremo a rispondere facendo al termine dell'incontro. Però ti rispondo a questa che è interessante, no? Che dice: è come approcciarle in maniera efficace l'engagement delle tribù. Tu prima hai parlato delle tribù, no? Sì. Le nicchie, i gruppi di persone che condividono un interesse, una passione, eccetera. Ma come si fa a parlarci? E scusami, prima di darti la domanda, ci penso un attimo, faccio faccio un esempio che a me piace tantissimo. Non bisogna mai farlo, ma è fuori dalla Calabria, non posso permetterlo di farlo. C'è un sindaco che conosco in Abruzzo che lui si è inventato la settimana del risico. Ha preso una piazza di casa sua, una piazza poco usata, ha disegnato una mappa del mondo grande, diciamo 100 metri per 50, e chiama una settimana a settembre tutti gli appassionati di risico a fare un mega torneo di... Allora, queste sono le tribù, no? Queste sono le nicchie, non abbiamo idea di quanti interessi ci sono, e le persone fanno qualunque cosa pur di andare a dare risposta alle proprie passioni. Quindi questo sindaco ha avuto un'idea incredibile per certi aspetti, ce ne sono tantissime di iniziative di questo tipo, ne ho citata una, però ovviamente... come si fa però per coinvolgerli, per ingaggiarli? Come si fa a avere questa creatività e questi colpi di genio per certi aspetti? Approfitto però, allora, dico un esempio anch'io di un piccolissimo comune dei Monti Lepini, quindi zona tra Frosinone e Roma, località difficile anche da raggiungere se vuoi, piccolo comune che però il nome di questo comune è anche cognome di una marea di persone che si sono spostate negli anni nel mondo, e tutti gli anni lui fa la festa di una settimana
per tutti coloro che hanno il cognome che rispetta il nome di quella località. E vi assicuro, parliamo di 8-10 mila persone che invadono il territorio per una settimana soltanto per fare cosa? Per vedersi in faccia, per conoscersi, perché hanno un elemento identitario in comune che casomai non hanno mai vissuto in quel luogo, non sanno neanche che esista, però vanno lì. Allora, come fare? Innanzitutto avere il prodotto, capire qual è, non essere generalisti, cioè bisogna ovviamente essere altamente focalizzati su quella tematica. Se io sono un amante di arte contemporanea, io voglio andare a vedere cosa? Qualcheduno che mi possa dare qualcosa in più di quello che so già. Quindi a una mostra, un'esposizione, la possibilità di contattare, di incontrare direttamente un artista. Allora, tanto più sono in grado di creare un avvenimento, un'esperienza talmente unica, tanto più sono in grado di contattare, di essere interessante per quella tribù. Come fare a farlo? I metodi sono davvero tanti, ma anche molto semplici, se vogliamo, nel senso che a seconda della tematica, vi dico ad esempio, per le tematiche sportive ci sono 247 passioni. Andate a trovare 247 federazioni, non esistono, però l'appassionato del ping pong che non aderisce comunque alla federazione, però è un appassionato, ha comunque i propri siti, ha comunque i propri luoghi di riferimento. Ogni tribù che esiste, vi ricordo, ha un elemento, almeno un elemento di riferimento all'interno del mondo web, che si tratti di un sito, che si tratti di un blog, quindi quello è il primo elemento. Poi ci sono vari modi anche sui social, aggregazione di imprese, cioè le possibilità di scovare, identificare e colpire una tribù specifica ci sono, e sono anche non dico facilmente, però attuabili. Ci sono altri due commenti sul tema, diciamo, un po' legato alla rete. Uno, c'è una persona che dice: no, ma noi calabresi abbiamo la testa dura e siamo degli orsi. Io dico, io da Trentino, quindi insomma che conosco bene il problema, e se vuoi rispondo io, dico no, cioè sì, ma è dappertutto così, nel senso che il campanilismo, interessi particolari, la difficoltà a, diciamo, cedere un pezzo del proprio controllo per in qualche modo coinvolgere qualcun altro, è una caratteristica che c'è da tante parti, non solo in Calabria. Però ti giro questo stimolo assieme a un'altra cosa, perché dicono, perché c'è chi chiede, ma i voucher, no? E i servizi integrati possono in qualche modo aiutare in questo contesto a fare un pochino di rete, a creare, a raccontare il territorio, a fare alleanze tra le imprese? Sì, assolutamente sì, perché comunque creano un servizio integrato e sono uno strumento comunque di promozione e vendita, quindi può essere un sistema di relazione anche tra i soci, ma non l'unico strumento, chiaramente. Volevo dire una cosa prima, adesso mi è passata di mente, relativa a quello che dicevi prima. La soluzione per le reti di impresa, per l'aggregazione, come fare aggregazione? Vi do un suggerimento: se volete far nascere un'aggregazione, la prima cosa da fare è andate fuori insieme a mangiare. È lo strumento migliore per conoscerci, perché se le persone non si conoscono non faranno mai aggregazione. Abbiamo risolto in giro per l'Italia diversi problemi in cloud di prodotto, aggregazione o reti d'impresa, semplicemente portando tutti i referenti a cena insieme, a mangiare una pizza, perché in quel luogo si sciolgono le problematiche e si riesce a ripartire, soprattutto in una fase di ripartenza. Un sistema aggregato deve capire con chi parla. Cioè, io, tante persone non fanno rete perché non si conoscono. Il problema vero è questo. Sì, questa è una cosa fondamentale che condivido pienamente. Aggiungo una cosa, che molto spesso si ritiene che altri pezzi di offerta del territorio siano dei competitor, perché appunto non li conosciamo. Poi in realtà, quando ci si conosce, ci si rende conto che abbiamo, che magari anche alberghi che sono nella stessa località, cioè, ma hanno pubblici diversi, prodotti diversi, quindi quell'albergo lì non è un tuo competitor, perché uno che vuole andare lì per un certo motivo, se non va lì, non verrà mai da te, va da un'altra parte. Allora mettersi insieme, conoscersi, rispettarsi, poi dopo non vuol dire che quando uno chiama me,
per venire al mio albergo e dire no, guarda, se stai andando da quello lì, non stiamo dicendo questo, no? Si parla di quella che viene chiamata la competition, no? Che non è competizione, è la cooperazione in un mondo in cui siamo in competizione. Cerco ovviamente di fare il massimo che posso per il mio bene, per il bene della mia azienda, ma allo stesso tempo mi rendo conto che essere parte di un sistema, essere dentro un territorio mi dà dei vantaggi. Mi dà dei vantaggi, ma non posso pensare solo di in maniera predativa succhiare questi vantaggi. Devo dare valore a questo, a questa situazione. Insomma, quindi questo, da questo punto di vista è estremamente importante. E poi ribadisco sempre con una visione aggregante di destinazione. Quindi l'elemento primario è dove sono collocato, non la mia azienda. E questo veramente è un po' più complesso anche da accettare. Però il valore, ormai il valore non è nella struttura o nell'offerta ricettiva, parliamoci chiaro, ma il valore competitivo forte è se si è in grado di offrire una destinazione interessante e stimolante. Di per sé, dopo il cliente, l'ospite, se non è un escursionista ma è un turista, deve alloggiare. Però tante volte l'elemento primario, la scelta che fanno i clienti, non è su base di destinazione, quindi su base, scusate, di singola località, ma è sulla base di motivazione. Io voglio fare una cosa, penso alle tribù, voglio andare in bicicletta, dove posso andare a fare un percorso mountain bike di downhill? Posso andare a Cortina d'Ampezzo? Posso andare a sotto casa di Sergio? Posso andare in Aspromonte? Bene, io vado lì. Poi il resto è una conseguenza, però è la motivazione che mi spinge. Questo è ciò che crea le tribù, un sistema aggregante legato a un piacere personale, a un desiderio personale. Massimo, potremmo andare avanti per tutto il pomeriggio, penso, perché però stiamo sforando i tempi in maniera significativa, quindi volevo provare un po' a... Dimmi. Però direi una cosa, allora, per dare a tutti la possibilità di avere comunque un'indicazione. Come dicevi te prima, se raccogliamo le indicazioni, poi forniamo una breve risposta a tutti, senza nessun problema. Perfetto, perfetto. Ci sono ancora qualche domanda, però in realtà diciamo io credo che il grosso delle tematiche le abbiamo affrontate e devo dire, devo ringraziarti e farti come sempre i complimenti, hai dato risposte da una parte lungimiranti di strategia e dall'altra anche molto concrete, perché dopo alla fine fare turismo vuol dire anche trovare le soluzioni quotidianamente, come hai detto tu prima. Poi quest'anno che l'incertezza è totale, le cose cambiano da una settimana all'altra, avere la capacità di stare sul pezzo e di interpretare, no? Percepire il mercato, cercare di capire, cercare di muoversi sarà centrale per andare avanti, insomma. Io mi fermerei qui. Ovviamente ringrazio te, Massimo, hai fatto un intervento davvero completo. Ringrazio Union Camere Calabria, ovviamente le Camere di Commercio, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, grazie mille. Questo appuntamento, peraltro, attenzione, non è un appuntamento a sé stante, quindi vi ricordo che ci saranno altri incontri. Il prossimo è martedì, se non sbaglio, il 16 giugno, la mattina alle 10. Il tema è come coniugare qualità, quanto ne abbiamo parlato oggi, con sicurezza, quanto ne abbiamo parlato oggi. Quindi capite che le tematiche sono chiaramente strettamente legate. Anche per questo incontro riceverete un'email con tutte le informazioni, come scrivervi, eccetera. Credo che nei messaggi vi venga messo anche un'email a cui inoltrare eventuali altre richieste, e sicuramente verrà utilizzata per dare seguito, perché questi interventi hanno senso appunto se si riesce a costruire anche un dialogo che rimanga nel tempo. E quindi riceverete anche, credo, la presentazione di Massimo, avrete le slide e vi chiederemo anche di magari compilare un piccolo modulo in cui ci darete il vostro parere, perché non sapete quanto è importante quando si organizzano eventi di questo tipo, momenti di questo tipo, avere il riscontro da parte delle persone. Non abbiate, vi chiediamo davvero di avere la cura di dirci quello che pensate. Allora, Massimo, se vuoi aggiungere qualcosa di saluti finali, è il tuo momento. Io saluto tutti e auguro una buona stagione e ovviamente, come dicevi tu prima, mi raccomando, state sul pezzo.
Perfetto, mi aggrego ovviamente gli auguri e penso davvero, spero che questi timidi segnali che si stanno comunque cominciando a vedere di una stagione che si sta avviando possano essere rinforzati nel tempo. Ringrazio tutti, vi aspettiamo martedì prossimo e mercoledì prossimo per i prossimi incontri. Grazie ancora.